brevissimo avremo il piacere di dialogare con la voce, diciamo, più autorevole della virologia italiana. Come sapete è un esperto di fama internazionale, tra le altre cose ha anche studiato in America. Non è stato facile averlo con noi, visti i suoi mille impegni, ma finalmente è qui con noi. Ecco, adesso lì vedete Bassetti, che vabbè, è il solito, però invece quello importante di oggi è il professor Roberto Burioni, che si apra, ecco qua! Professor Burioni! Ma che meraviglia, mi viene da dire! Che meraviglia, così si sente a casa come con Fabio Fa. Che meraviglia! Lucianina, dai! Che meraviglia! Grazie! Buonasera, professore, finalmente! Buonasera! A quelli che è il calcio possiamo parlare di virologia con uno scienziato serio, preparato, è un onore, insomma. No, scusate, ma cos'è questa storia? Cos'è? Beh, se è uno scherzo è di cattivo gusto, fatevi capire. Avete invitato al Cofana? No. Cioè, o è lui che si è fatto invitare? No, perché vabbè, a me sembra una sento cosa... un fastidioso rumore di fondo alle mie spalle. È un po' come una cornacchia. Che fa fatica. Sapete da dove viene? Guardi, il dottor Burioni, c'è anche Bassetti, lui ormai è fisso tutte le settimane, ma la cosa importante è che lei oggi sia qui, ecco. Allora, guardi, anche Bassetti. Sì. C'è anche Bassetti. C'è anche Bassetti, sì. C'è anche Bassetti un corno. Cioè, scusate, parlate di pandemia e evitate... il Sandy Marton dei virologi. Voi dovrete invitare uno che sta tutto il giorno in trincea. Io sto in corsia, cioè ho una certa esperienza sul campo. Sì, vabbè. In mezzo alle suore coi baffi. Burioni vive dentro l'acquario di Falzi, in mezzo ai saraghi. Cosa volete che sappia? Vabbè, non cominciamo, Bassetti. Professore, le chiedo scusa. Le chiedo scusa. Tranquillo, Bizzarri, io capisco. Fossi nei panni di Bassetti, anche io sarei divorato dall'invidia e dal livore nei confronti della mia carriera contraddistinta da cattedre universitarie, credibilità, riconoscimenti internazionali e soprattutto delle svalangate di patate di altissimo profilo che affollano i firmacopie dei miei libri. Ma quale firma? Ma copie, sono in tanti perché vogliono indietro i soldi. Sì, allora, calma, non facciamo quegli scontri che ci sono sulle altre reti, parliamo di virologia. Quindi, professor Burioni, domani l'Italia riparte, riaprirà praticamente tutto. Lei come la vede? Beh, mettiamola così, da domani tutto dipenderà dal senso civico degli italiani. Ah. Che è un po' come mettere un macaco alla guida di un Boeing 747. Sì, in effetti... Cosa potrà mai andare storto? In effetti... Scusi, Bizzarri, ma cosa gli fa le domande? Che cosa vuole che sappia Fiaschetta? D'altronde lui è un po' come assomiglia all'altro luminare, come si chiama? Funky Galli. Sì. Forse per loro chiuderebbero tutto e ovviamente... D'altronde, con brutti come la fame, cosa escono a fare? Per lo più la mia disciplina, la virologia, sta attraversando un momento molto difficile, lei mi capisce. Beh, giustamente, con tutte le polemiche sui vaccini, c'è il problema di credibilità, chiaramente. No. Ma chi se ne frega dei vaccini? Tanto uno vale l'altro. Io parlo di una cosa molto più seria. Cioè? Gli ascolti dei talk show con i virologi stanno calando, ok? E ormai sono troppi, se ne fanno troppi, il mercato è saturo e di conseguenza anche i gettoni di presenza stanno drasticamente calando. Voi capite che è necessario fare qualche cosa. Bravo, glielo dico io cosa bisogna fare, Burioni. Nella virologia manca, e questo sono d'accordo con voi, anche con lei, cioè bisogna fare qualcosa perché manca una cosa importantissima nella virologia. Che? La gnagna. No, vabbè. Allora, diciamo, nei congressi ci sono certe facce che sembrano casting per la famiglia Adams. Sì, però, Bassetti, professore, noi qua stiamo parlando di cose serie, per cui se il professor Burioni vuole continuare... E poi diciamocelo spesso questi dibattiti fra virologi sono spettacoli di infimo livello. Sì. A volte accendi su Rai 2 e vedi esperti che al massimo potrebbero partecipare a delle comparsate su Tele Liguria e poi ti credo che la gente cambia canale. Sembra che ci sia un riferimento. Senta, Burioni, senta, visto che fa lo spiritoso... modestamente mi chiamano il Don Perignon dei virologi in TV, sono sempre dalla Lilli, dalla Mirta, dalla Bianca, che loro si sa, sono buon gustai, Se lo non devono mica al Barbera. Lo faccia finire, per cortesia. Allora, dicevo, oggi, Bizzarri, sono qui per presentare in anteprima un progetto per rendere più spettacolari e remunerativi gli scontri fra scienziati. Molto bene. E quindi riavvicinare i giovani alla virologia. Posso alzarmi in piedi? Ma che meraviglia, Lucianina! Ma cosa fa? Spiegone come da Fazio, ma dai. Allora, signori e signori, sono felice di presentarvi la Superlega dei virologi. No, vabbè, cos'è la Superlega? Ma cos'è? Allora, vedete, la Superlega dei virologi consiste in un torneo d'elite alla quale sono ammessi i 12 virologi più titolati al mondo. Ecco, vedete, questi eminenti studiosi si scontreranno ogni mercoledì in diretta sulla Pay TV, generando ovviamente introiti miliardari. Ecco, devo dire che l'idea mi piace, la possibilità di
misurarmi in campo internazionale mi stimola, cioè non vedo l'ora d'altronde di ammaliare la gnagna esotica col mio fluent English. Sì, però Bassetti, adesso io non vorrei creare dei dissapori, ma sul tabellone vedo che lei, cioè non c'è, ci sono tutti tranne lei. Burioni, Bassetti, mi aiuti? Cioè, Bassetti potrà accedere, come tutti gli scienziati di seconda e terza fascia, potrà accedere alla Superliga, ma solo attraverso il turno preliminare. Ah. Bravo, guardi, io sui preliminari sono forte. No, guardi che poi posso... reggo anche gli eventuali supplementari, non so se c'è un forse non, non ha capito. Allora, possiamo vedere in grafica il tabellone delle eliminatorie. Scusi, quanti sono? Sono circa 256. Ah, ecco. Tra l'altro, l'altro ieri abbiamo effettuato i sorteggi cercando di accoppiare esperti di pari livello e autorevolezza. Sì. E infatti domani il nostro amico Bassetti se la vedrà con Adriano Panzironi. Ah, ecco, bene, Panzironi d'altronde è un po' la sua versione, però più intelligente. No, allora, sì. Guardi, se nella prima fascia ci siete lei e Galli, me ne sto volentieri dove mi ha messo, anche perché quando ci sono da fare molti turni io sono abbastanza avanti, soprattutto con le tirocinanti. Ma sempre lì va a finire. Vede, Bizzarri, io credo che quando qualcheduno parla sempre della stessa cosa, vuol dire che al posto delle sinapsi cerebrali ha due arachidi tostate. E io non mi stupisco che frequenti soltanto trasmissioni di bassissimo livello. Senta un po', basso livello, mi dica un po', per andare da Fazio quant'è il gettone? No, perché sono curioso. No, cosa fa? Chiede quanti soldi prende Burioni da Fazio? Per no, vorrei sapere quanti ne dà lui a Fazio, perché... brutto com'è, dove pagare la cagnotta per forza. Tanto lo sappiamo che i soldi, quello lì, li prende la Big Pharma per fare la reclama dei vaccini. Bassetti, professore, stia calmo, non è tenuto a rispondere. No, no, gli occhiali, no. Tranquillo, Bizzarri, sono tranquillissimo, ci mancherebbe altro. Anni di militanza su Twitter mi hanno insegnato che di fronte agli odatori di professione le armi più efficaci sono la riflessione, il silenzio e la pacatezza. Oh, bravo. Se poi, ovviamente, tutto ciò non dovesse bastare, a quel punto è d'obbligo rivolgersi ai propri detrattori. Sì. Con un roboante vaffa. No, Lucianina, Lucianina, no. Ma che meraviglia. Ma se ne vada pure dai suoi branzini, tanto io non c'ho mica bisogno di andare da Fazio, anche perché, guardi, francamente, sì? Ho tutte le carte in regola, guarda. Faccia vedere. C'ho i pesci. Ah, il pesce di lavare. Poi, se ci vuole la cofana. Sì. C'ho anche la cofana. Sì, sta molto e bene. E non è finita. Sì. Non è finita perché c'ho anche... tutto il resto. Suor Filippa? Sì, c'è la Filippa anche. Ovviamente io ho la Filippa con i baffi. Ah, ecco. No. Va bene, grazie. Grandissimo, viva la gnagna. Si vergogni, arrivederci. Arrivederci.